Daniele Ferilli e Lara Marzo, coppia presente al primo event show Pista Salentina, una nuova sfida, com'è andata? Guarda, diciamo che è andata abbastanza bene, stavamo primi ieri, siamo stati primi su tutta la gara, ecco, riguardo le classe, però uno sbaglio entrambi di ieri, io sbaglio delle gomme, uno sbaglio un giro in meno pure ci ha penalizzato, abbiamo preso quella penalità di un minuto che non siamo riusciti a recuperare. Però ci siamo divisi abbastanza. L'importante è che ci siamo ancora con il piede e con la mano. Soprattutto vi siete divertiti? Sì, molto, molto. E anche perché è la prima gara che disputo dopo 4 anni di fermo. Infatti dovevo togliere un po' di ruggine, ho fatto un giro almeno, ho preso penalità, però l'importante è che ci siamo divertiti perché è stata una gara sempre in salita. Abbiamo sempre abbassato i tempi, di grande soddisfazione, anche con la macchina. Era comunque nuovo per me e niente, mi sono divertita. Il percorso come lo giudichi? Guarda, il percorso è bellissimo, tranne diciamo troppo sterrato che c'era, con il fatto che le WRC che partivano davanti ci hanno dato proprio molta penalità a livello strutturale, solo perché c'era proprio diciamo buche enorme dove la macchina si frenava tanto. Però pista bellissima, organizzazione al top, bellissima gara, ecco. Io con lo sterrato mi piace tanto, ecco. Quel misto sterrato asfalto era molto bello. Potrebbe essere una formula del futuro? Guarda, io me lo auguro, più lunga casomai, anche correre tutto il sabato e tutto il domenica.